mia comunicazione riguarda il seminario diocesano. In questo momento in cui siamo riuniti come clero di questa arcidiocesi, desidero esplicitare alcune considerazioni, anzitutto esprimere apprezzamento al seminario, alla comunità educante. Desidero ribadire la mia stima personale e quella del presbiterio, di tutto il popolo di Dio, per i nostri seminaristi. Vorrei comunicare a questa particolare assemblea di aver approvato in via sperimentale per un triennio una riconfigurazione del percorso seminaristico. Oltre alla riduzione della quantità di ingressi in seminario in questi tempi segnati drammaticamente dalla pandemia, hanno contribuito a questa riconfigurazione anche altre riflessioni che sono state condivise in questi ultimi anni, che sono state confrontate anche con il Consiglio pastorale, saranno così oggetto di riflessione anche del Consiglio presbiterale. In concreto, nel prossimo anno seminaristico, la vita di tutti i seminaristi sarà concentrata nell'otto dell'attuale biennio, con spazi e tempi condivisi da tutti e altri propri per ciascuna tappa formativa. Inoltre, l'anno di terza teologia sarà vissuto abitando nelle parrocchie a piccoli gruppi di seminaristi e frequentando quotidianamente il seminario per le lezioni e i momenti formativi. La riconfigurazione della vita comunitaria, la disciplina della Chiesa Universale e della CEI, gli ultimi orientamenti magisteriali che prevedono di valorizzare meglio la radice battesimale dei ministeri, hanno condotto a prediligere che la vestizione dell'abito clericale avvenga a partire dall'ordinazione diaconale. Questi argomenti, questo comunicato, potrete trovarlo poi in modo più dettagliato sul sito della diocesi. Quello che mi preme raccomandare è questa docilità allo spirito per comprendere come la nostra comunità possano favorire le vocazioni al seminario e alla vita consacrata dei ragazzi e delle ragazze di oggi, come ho detto anche nell'omelia. Naturalmente questo cura deve essere dentro la pastorale ordinaria, non è soltanto una giornata o un'iniziativa che può aiutare a riflettere per considerare la vita cristiana come una vocazione e quindi con la responsabilità delle scelte. Ringrazio tutti per l'affetto per il seminario, per l'attenzione ai seminaristi, per il modo che possiamo attuare di insistere nella preghiera, nella riflessione per questo argomento.